E bufera per i prezzi del grano ormai in caduta libera per il grano 100% in Puglia. Con l'ultima quotazione della Commissione Cereali della Camera di Commercio di Bari, che ha segnato meno 45 euro a tonnellata, una tendenza al ribasso che gli agricoltori non possono assolutamente permettersi dopo il rincaro stellare dei costi di produzione e la siccità che ha fatto crollare la produzione. A denunciarlo è Coldiretti, che oggi a Foggia, di concerto con tutta la parte agricola, diserta la seduta della borsa merci per sventare ulteriori colpi di mano a danno dei produttori pugliesi, proprio quando i prezzi del grano sono balzati a livelli mondiali del 6,6%, con una decisa inversione di tendenza sotto la spinta della ripresa del dialogo tra America e Cina. La volontà degli industriali di far scendere il prezzo del grano italiano è emersa, aggiunge Coldiretti Puglia, anche durante la seduta della CUN a Roma, dove l'ultima proposta di riduzione è stata di 35 euro per il sud e 25 per il centro e 25 euro per il nord, rispedita al mittente proprio dagli agricoltori. In Puglia, tra l'altro, la produzione è in calo del 35-40% a causa della siccità, proprio quando coltivare grano è costato agli agricoltori pugliesi fino a 600 euro in più ad ettaro a causa dell'aumento dei costi di produzione causata dall'effetto a valanga della guerra in Ucraina, dopo la crisi generata dalla pandemia Covid, che si riflette a cascata dalle sementi al gasolio fino ai fertilizzanti. Ad essere più penalizzati con i maggiori incrementi percentuali di costi correnti, continua Coldiretti, sono proprio le coltivazioni di cereale, dal grano all'avena, che servono al paese a causa dell'esplosione della spesa di gasolio, concimi e sementi e l'incertezza sui prezzi di vendita, con le quotazioni in balia delle speculazioni di mercato.